dolore perché io sono affacciata alla finestra di camera mia e riesco a vedere il punto dove ho ritrovato il corpo della mia canina, ed è una cosa assurda. Per noi non erano degli animali, erano membri della nostra famiglia, erano i cucciolotti che crescevano insieme ai nostri figli. Aaron ed Ambra, due Rottweiler, fratelli di 8 mesi e mezzo, sono stati avvelenati con alcuni wooster intrisi di acido nel giardino di casa a Matassino, Valdarno e Aretino. E nello stesso giorno tutto questo è avvenuto in una proprietà privata, quindi all'interno comunque di un box dove loro stavano e di una proprietà privata nella quale abitano 5 bambini, di cui uno di 6 anni, che non solo hanno lanciato il boccone e l'hanno fatto mangiare ai canini, ma non hanno pensato che quel boccone potesse essere comunque toccato da altre persone che avrebbero potuto subire lo stesso trattamento che hanno subito Aaron ed Ambra. I due cani sono morti tra atroci sofferenze a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. I sintomi sono quelli, sono brutti, perché al momento ci sono i sintomi, vuol dire che il veleno è già in circolo, quindi vuol dire che non c'è più niente da fare, non c'è terapia. Si tenta, ma non si riesce mai a salvarli. Dopo la denuncia dei proprietari, i carabinieri della compagnia di Figline hanno dato avvio alle indagini. E sono molto, molto propensi ad andare avanti, perché comunque questo è un reato che è penale e queste persone vanno punite, vanno condannate. Intanto il materiale ritrovato è stato mandato all'Istituto di Zooprofilassi di Arezzo.